Ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi faremo un make-up a tema feste. Eh sì, perché è iniziato dicembre e insomma, abbastanza inoltrato e siamo proprio in clima feste, appunto. Cene con gli amici, cene con i parenti, aperitivi, insomma, c'è questa attesa, almeno per quanto mi riguarda, al Natale in una maniera incredibile. Io amo il Natale. Chi mi segue da più tempo, soprattutto sui miei social, tanto come vi dico sempre, trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. Io sono veramente un addicted del Natale, delle feste di Natale. Sono rimasta un po' bambina per questa cosa. E il fatto di addobbare casa, il fatto anche di vedere le persone in giro con le buste, magari con i regali, che vanno in giro a cercare magari quel pensiero per quella persona appositamente pensato proprio per lei, piuttosto che i negozi a Dubai. Io adoro questo clima, adoro le lucine del Natale, insomma è proprio un clima, un mood che mi fa tornare indietro nel tempo. E quindi come diciamo anche l'anno scorso nel periodo delle feste, visto che questa cosa è stata regalata dai miei genitori, ho rispolverato la Empowered di Huda Beauty, una palette che per i colori grida tanto feste perché ha questi due oro bellissimi, cioè l'avete già vista, guardate qua, cioè, ne vogliamo parlare, ha dei colori belli, ma belli veramente, e quindi ho detto rispolveriamola e creiamoci un look appunto per le feste. Io direi, ragazzi, di partire appunto dagli occhi, perché credo che sia la cosa migliore, onde evitare che poi il make-up occhi vada comunque a sporcare la base. Quindi vado a dare un pochino di correttore, giusto per uniformare, la palpebra. Lo vado a distribuire così, in modo che la neutralizzo. Ecco, io ho un po' di discromie, come sapete, quindi cerco sempre di cercare proprio di uniformarla, di togliere rossori, insomma tutto ciò che magari non mi fa rendere il make-up, ecco, bello, come si può, omogeneo, ecco. Ok, così. Leggermente ho neutralizzato la palpebra. Poi vado a prendere, ragazze, questo colore qua, che è, allora, questo qui praticamente sarebbe anche base ma anche eyeliner in gel, sia questo qua nero. E vado a prendere, voglio fare uno smoky opaco sugli occhi, quindi vado a prendere un pochino di questo colore qua, cercando di trovare un pennellino adatto, anche magari, se no posso usare anche questo, lo vado a distribuire in modo da crearmi una base in questa maniera, per appunto creare uno smoky. Adoro questa palette. I miei genitori l'anno scorso mi regalarono anche il kit labbra. Chi mi seguiva già dall'anno scorso l'avrà visto, se mai andatevelo a riguardare. È proprio fatto a bocca dorata con il lip balm, con tutti i glitterini. Lip gloss con tutti i glitterini limited edition, che secondo me hanno messo anche in gamma permanente adesso. Poi matita e rossetto in bullet, veramente bello, anche come idea regalo era bella come l'anno scorso, infatti so che in tante ne hanno approfittato, soprattutto perché io l'ho acquistata, se non erro, sul sito Cult Beauty, che era sconto, però i saldi Huda, cioè dei saldi del Black Friday, Huda Beauty veniva veramente scontata tanto, e quindi ne approfittai, perché insomma prezzo pieno, come sapete Huda ha dei prezzi un pochino più altini, quindi ho preferito, ecco, approfittare proprio dei saldi. Vado poi a prendere un pennellino così e, riprendendo sempre il marrone, vado a intensificare e a sfumare questa zona qui. Io, avendo la palpebra, ragazze, come vi dico sempre, un po' incappucciata, salgo leggermente rispetto alla piega, in modo che si veda comunque anche il colore
vedete, nella parte un pochino più alta qua, stessa cosa dall'altro lato, quindi lavorando un po' il prodotto, solo che io cerco di spostarlo anche verso l'esterno, perché non faccio mai una sorta di smoky o comunque troppo tondeggiante, perché sul mio occhio proprio non va bene. Io ho gli occhi che tendono a arrotondarsi, quindi se io ancora di più li rendo rotondi non mi piace come effetto, ecco. Quindi cerco di allungarli comunque e vado così a sfumare. In questa maniera, senza essere troppo precisi, ragazzi, cioè giusto per sfumare il colore che abbiamo messo, così. Poi, sempre con lui, io direi, o meglio, no, vado a prendere un altro pennellino sempre da sfumatura, tipo lui, e vado a prendere questo colore più, faccio anzi un mix tra questo colore qui e questo, in modo che non sia troppo caldo il punto, diciamo, di sfumatura, non sia eccessivamente caldo. Vedete qua della piega, e vado a sfumarla così. Ok, sfumo. Se qui avevo un brufoletto che mi è scoppiato e mi ha lasciato proprio, la piccola feritina, che ora che spero passi quanto prima. Quindi anche da questa parte, io, come vi ho detto, ragazze, cioè come vi dico sempre, io vi do un'idea, poi chiaramente non è necessario avere la palette che uso io, l'importante magari sono i colori, se vi piacciono, no? Quindi non ha nessun, ecco, non c'è nessun bisogno di avere per forza questa palette, perché sono colori che comunque potete trovare tranquillamente, un taupe, un color nocciola per sfumare la piega dell'occhio, insomma sono colori che si ritrovano, assolutamente sì. Poi vado ad applicare con il pennellino, questo qua piatto con cui abbiamo applicato il correttore, magari dall'altro lato, vado a prendere questo top qui grigio marrone e lui lo vado ad applicare qua in questa maniera, giusto per appunto fissare anche la base cremosa che abbiamo messo, così. Tanto sfumiamo, però intanto andiamola ad applicare così. Stessa cosa dall'altra parte. E appunto creiamo una bella base. Mentre nella parte finale invece vado con questo colore qua, che ha un marrone con una punta forse di rosso all'interno, ma io mi mantengo giusto così nella parte finale per sfumare il colore più chiaro che abbiamo messo in precedenza, quindi poi dopo andremo a sfumare il tutto, però intanto scuriamo l'angolo esterno. Così. Ora tanto sistemiamo il tutto, ma volevo intanto tirare a scurire per bene e poi sfumeremo con il pennellino da sfumatura, in modo che sia uno smoky, ma non necessariamente definito, perché lo smoky, lo sapete, non è definito. Quindi io vado proprio a sfumare il tutto. Quindi ho applicato un pochino di matita marrone, niente di che, cioè la long lasting, questa qui di Kiko, quella automatica, un pochino nell'infracigliare e all'attaccatura delle ciglia, quindi niente di particolare, ho fatto semplicemente questa cosa qui e un po' all'attaccatura per scurirla.
Ok, quindi nulla di che. Voilà. E adesso ci divertiamo, perché una volta fatto questa sorta di smoky, piuttosto smoky, nel senso non grafico, non definito, perché onestamente lo smoky mi piace che non sia proprio definito, cioè che sia proprio smoky a tutti gli effetti, e andiamo ad utilizzare questa meraviglia, che è anche questa rispolvero per le feste, ed è questa palettina qui di Winnie, la Bright Eyeshadow, che è una palettina di Winnie Cosmetics. Io ho tutte le versioni, sono tre palettine di glitter, sono questi qua che molti hanno paragonato a quelle di Nabla, io non avendole non vi so dire, però sono veramente spaziali. Tra l'altro sono glitter che hanno già una sorta di colla all'interno, quindi non hanno bisogno di glitter glue, niente. Quindi io direi di andare ad applicare nella parte centrale dell'occhio questi qui, un pochino più top, però vado con le dita e li applico nella parte centrale, muovendomi leggermente verso, vedete così, l'esterno. È un effetto chunky, come si suol dire, perché sono quei glitter un pochino più spessi. E guardate qui, se non è effetto feste, se non fa effetto feste nell'immediato, e li vado quindi, mi muovo, mi piace tanto muovermi anche verso l'alto, vedete, in questa maniera, cioè proseguo verso l'alto. Ora tolgo magari questo che è un po' grossino e non mi piace proprio nella parte più alta, però questi piccolini sì, e muovendomi proprio tipo una sorta di elo, così, smokey eyes, chiamiamolo così, voilà, in questa maniera, cioè, adoro. No, guardate qui, ragazze, la luminosità, cioè, parliamone, guardate qui, meraviglia, veramente meraviglia. E poi cosa vado a fare? Vado ad applicare invece nella parte, cioè, guardate qui, come rimangono, cioè, vado ad applicare invece nell'angolino interno questi qua, questo oro qui, e li vorrei prendere, ecco, con un pennellino magari piccolo, però vabbè, proviamo questo, anche se è angolato, però magari, e li vado giusto a mettere, vedete, nell'angolino qua interno. Cioè, questo è molto bello a parte per il Natale, ma anche per l'ultimo dell'anno. Anche se di solito quando si parla dell'ultimo dell'anno si pensa sempre al grigio, nero, cioè no, argento, scusate, argento, nero, eccetera, a me in realtà piacciono anche gli altri colori per l'ultimo dell'anno, non sono necessariamente una che si veste argento o nero. Super bello, super bello. Ok, direi adesso di fare la base. Allora, chiaramente per le feste una base luminosa, poi abbiamo fatto comunque un trucco piuttosto opaco, però io andrei a fare una base comunque luminosa. Quindi andiamo ad applicare un primer che mi sta piacendo molto, devo dire. Aspettate che mi vado a pulire le dita, che altrimenti... Ok, allora questo qua mi sta piacendo veramente tanto, che è quello della linea di Catrice, l'Illuminating Primer di Winnie the Pooh. Devo dire che è molto carino, perché ha, a parte che tutti i glitterini all'interno, quindi fa proprio effetto luminoso, però è davvero bello anche, anche la sensazione che lascia sulla pelle, perché a parte sa di miele, effettivamente proprio di miele, e poi lascia la pelle proprio morbida, luminosa, fresca, quindi davvero molto 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 piacevole come primer. Io sono molto critica sui primer, devo dire, quindi insomma, avendone trovato uno che mi soddisfa è già tanto, devo essere sincera. Quindi devo dire che adesso sarà il caso che prima scelga il fondo, perché non l'ho scelto, e così poi vi faccio vedere. Come fondo vado ad utilizzare il Sephora Best Skin Ever nella versione Glow. Io ho la 12 Yellow,
quindi al sottotono leggermente più giallino, perché io cambio un po' sottotono, ragazze, di pelle, nel senso che mi rendo conto che in alcuni momenti ho un tipo di sottotono, in altri un altro, insomma, non è che abbia sempre il solito sottotono o sovratono, come viene chiamato spesso. Però, boh, non so come mai, vado ad applicarne un pochino intanto con le dita, ecco così, e poi sfumo con la spugnetta. È un fondo che mi piace perché ha davvero un effetto glow, rimane elastico, non è per niente pesante, va a idratare e questo per me è la base. Lo sapete che tipo di pelle io abbia, quindi perciò mi serve sempre qualcosa di che mi vada ad idratare. E questo poi rimane sottile, non lo sentite, bello, veramente bello come fondo. È un po' un effetto seconda pelle, costruibile, perché comunque potete aumentare la coprenza aumentandone il quantitativo. E devo dire che proprio non mi è dispiaciuto. La prima volta che l'ho provato non ricordo se ero a Roma, forse. Lo provai forse a Roma alla Rinascente, quando ero con mia sorella in vacanza, e cercai di capire un po' anche la tonalità che potesse, insomma, potesse andare bene col mio incarnato, però essendo estate non l'ho voluta comprare subito, perché ho detto boh, aspetto un attimo. Infatti non la comprai in piena estate, e devo dire che sono proprio soddisfatta della formula, ecco, al di là proprio della colorazione, ma proprio della formula. Il colore è giusto, diciamo che è giusto, perché ero indecisa tra due colorazioni, però alla fine questa mi sembrava quella un po' più adatta, ed in effetti devo dire che non è male. Come correttore vado a utilizzare il Dorian Concealer di Mulac, io ho la tonalità 02, Self Obsessed, e ne vado ad applicare poco perché mi serve giusto per coprire questa zona qui di occhiaia, poi andremo con uno più luminoso. E credo che andrò ad utilizzare lo stesso correttore della linea Baskin' Ever, perché comprai proprio tutto, sia correttore, fondo e cipria anche, cioè non della linea Baskin, ma comunque della Sephora Collection. Quindi vado a sfumare, perché è un correttore questo qua che mi piace un sacco, questo di Mulac, perché copre in una maniera pazzesca. L'unica accortezza è di sfumarlo non come faccio di solito, che di solito no, aspetto un po' per farlo tirare, perché questo, essendo bello corposetto, non ha bisogno di settarsi, cioè anzi andate a sfumarlo quindi per bene, in modo che non si fissi e poi magari non lo muovete più, ecco. Vado a sfumare qua, ne applico forse poco ancora, sempre nell'incavo qui, che per me è terribile proprio. Non so se vi capita anche a voi, ragazze, ma a volte ho un'occhiaia più pronunciata dell'altra e che si nota di più anche rispetto all'altra, cioè in questa parte qua. Capisco come mai, provare con le dita, se scaldando il prodotto a modino magari ne applico un pochino di più, forse in questa maniera è meglio. E poi vado con un correttore invece più chiaro, proprio per illuminare. Ed anzi, invece di utilizzare quello lì, volevo non so se utilizzare questo qui di Morphe. Sì, mi sa che utilizzo lui, ne applico giusto un pochino e lo vado a sfumare. Vado a fare intanto un po' di contour con il contour stick o stick sculpt, non mi ricordo, anzi magari se lo leggo forse Soft Sculpt di Make Up by Mario, questo qua che avete già visto in un video, e il mio è il Light Medium. Lo vado ad applicare qua
qua come contour al naso, ok, e un po' ai laterali qua, un po' qua sotto, così, e poi sfumerò anche sotto il mento qua, però vado a prendere la spugnetta ed inizio a sfumare così. È un, diciamo, un prodotto da contour che mi piace, si sfuma, come potete vedere, velocemente, ma veramente velocemente. Non fa macchia, quindi anche se l'ho applicata, avete visto come ho fatto io, che poi ho aspettato un attimo, cioè ho fatto tutti i punti e poi dopo sono andata a sfumare, non si fissa della serie che non riuscite a sfumarlo, ecco, ci metto un attimo a fissarsi, quindi avete tutto, assolutamente tutto il tempo. Così, qua sotto. Ok. E vado poi a fissare il tutto con la cipria, questa qua di Huda, la colorazione è Pound Cake, ma come avete visto ho anche comprato la full size, però nella tonalità quella trasparente, che è la Sugar Cookie, questa qua, però adesso vado a utilizzare lei. Allora, fissato il tutto, vado a utilizzare il Cupid's Arrow, questo qua nella tonalità panna che avevo preso, questa qua chiara, e vado a ripassare proprio nella rima interna qua dell'occhio, in modo da ingrandirlo. Pensate che era un passaggio questo qua che non facevo mai, perché non amavo la matita chiara all'interno dell'occhio, però devo dire che sto riscoprendo questa cosa e non mi dispiace, in tutta onestà non mi dispiace. Sotto invece vado leggermente con la matita marrone che ho applicato sotto la rima ciliare superiore, ok, e vado un pochino a sporcare l'attaccatura delle ciglia, così, e poi l'andrò a sfumare, stessa cosa dall'altra parte, quindi non all'interno, bensì all'esterno. In questa maniera, vedete? Così. Ok. Poi, con il pennellino con cui avevamo applicato uno dei marroni sopra e avevamo anche applicato la base marrone, vado a proprio sfumare delicatamente questa riga, ricongiungendomi verso la parte superiore, così, in questa maniera. Allora, qua sono scesa forse un po' troppo, ok, così, ok, ricongiungendomi sopra, vedete, così. Stessa cosa, diciamo di là, in modo che siano piuttosto simmetrici, ok? E mi sembra di sì. Voilà. Ok. Poi, prima di applicare il blush, o meglio, potremmo applicare il blush, però volevo intanto fissare un po' le polveri, un attimino, e vado a prendere come setting spray. Stavolta volevo andare con qualcosa di più morbido, un po' più luminoso, e volevo andare ad applicare il Setter Seal di Mulac, va shakerato perché è bifasico, quindi lo vado proprio a vaporizzare in modo da far, cioè rendere la pelle glowy, però senza, cioè andando a a fissare bene le polveri una sull'altra. Ebbene, adesso vado a fare le sopracciglia, poi applichiamo insieme il blush e l'illuminante. Le labbra le farò, ma vi farò un tutorial a parte. Allora, come bronzer, per andare un attimino a riprendere la sfumatura che abbiamo fatto, vado ad applicare questa cialda qui di Vip Makeup, perché avevo comprato proprio le cialde singole, tanto sapevo di metterla all'interno della palette, ed è lo 03, che si chiama, infatti, Contour and Bronzer Java,
lo 03 e poi stessa cosa per quanto riguarda il blush, anche lui di Vip Makeup, vi faccio vedere, ed è lui, che ha la tonalità anche questo 03, non me lo ricordavo, Naked Rose, questo. Quindi vado un attimo a riprendere un pochino, sì, con questo, vado a riprendere un pochino il contour, così, giusto per calcarlo un pochino, visto che comunque, a parte che il quello di Make Up My Mario come stick non, cioè, resiste molto, cioè anche se voi andate, avete visto, andate comunque ad applicare la cipria, non è che il colore svanisca come a volte succede, cioè rimane, eh. Però a me piace un po' definire ancora di più, quindi ne vado a prendere anche poco poco per definire il naso, così, e dall'altro lato, così, voilà. E un pochino anche ai lati qua della fronte, qua giù, così, e ed anche di qua. Ok, poi detto questo, andiamo quindi ad applicare il blush, però vado a utilizzare un altro pennellino tipo lui di Jessup e ne applico. Ragazzi, andateci caute perché è bello scrivente, quindi poco e in modo da riuscire a dosarlo, cioè applicandone poco alla volta riuscite a dosarlo. Cosa diversa se ne applicate tanto, poi toglierlo è un po' un problema, quindi piano piano ne applichiamo un po'. Io cerco sempre di applicarlo in questa maniera perché ho il viso che tende a essere rotondo e di conseguenza per evitare di aumentare la rotondità cerco di sfinarlo così, ok? Quindi scendo in questa maniera, quindi tutto sta è in base anche all'applicazione di prodotti alla vostra forma del viso. Io faccio così proprio per evitare di arrotondarlo magari ancora di più, ok? Ne applico anche un pochino così e poi ok, così e così, e poi vado di illuminante. Come illuminante, ragazze, ho scelto questo di Kylie, che me l'avete già visto utilizzare altre volte, che è il Kylighter numero 020 Ice Me Out, veramente pazzesco, e con un pennellino piccolino vado ad applicarlo, cioè io tutte le volte rimango basita così e poco poco dall'altro lato, così, vedete, in questa maniera. Poi un pochino sul naso, punta del naso qua e qua, un pochino qua, poi arco di cupido in questa maniera. Ed eccoci qua, ragazze, quindi questo comunque è il trucco occhi, ora io spero riusciate a vederlo. E questo comunque è un look che secondo me è bello glowy, bello luminoso per le feste, ci sta tutto. E nulla, quindi ragazze, vado a mettere comunque le ciglia finte e poi ci vediamo dopo al look completato, perché vi ho detto faccio le labbra off camera, perché ve le pubblicherò però in un altro video, e ci vediamo alla fine. Eccomi, quindi questo è il look finito, a me piace tantissimo e non vi preoccupate perché il look labbra l'ho registrato, quindi vedrete tutti i prodotti in un short, quindi, che pubblicherò anche sugli altri social, quindi mi raccomando ragazze, trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. E niente, mi piace tanto, è proprio un look da feste che sicuramente farò per qualche occasione, per qualche cena con gli amici, sicuro, perché devo dire che è proprio un look festaiolo, quindi penso che
lo ricreerò sicuramente. E nulla ragazzi, quindi questo è quanto. Io spero che il video vi sia piaciuto e come sempre di avervi tenuto un po' di compagnia. Tutti i prodotti li avete visti, avete ragione quando mi dite che sarebbe meglio che li scrivessi, però io ve li mostro bene, nel senso vi dico anche i numeri eccetera eccetera. E spesso è una questione proprio di tempo, di non aver tempo di scrivere nel box tutti i prodotti, tutti i numeri, e quindi cerco sempre di cercare di montarlo e caricarlo, perché con il lavoro, soprattutto in questo periodo, sono stra impegnata. Quindi cerco proprio all'interno del video di nominarvi tutto, di insomma di fare in modo tale che riusciate a reperire i prodotti, ecco, con facilità. Comunque, per qualsiasi cosa mi scrivete e io vi rispondo. Li vado a ripescare, vado a vedere il numero se magari l'ho tralasciato non volendo. E niente, quindi io vi ringrazio di cuore, come sempre, per tutto l'affetto che mi dimostrate, sempre, perché siate, come vi dico sempre, il mio sostegno più grande, il mio sostegno più grande, e grazie mille alle nuove iscritte, grazie alle fedelissime che ci sono sempre, e grazie alla nostra bella community, perché siete veramente un tesoro prezioso. Quindi, come anche lì vi dico sempre, è vero che io ci metto del mio, ma se non ci foste voi, tutto questo non sarebbe possibile. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi video, se per caso siete approdati così, girovagando sul web, nel mio video, e boh, siete curiosi di vedere cosa combiniamo qui. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci vediamo se vi va nel prossimo video. Ciao ragazzi!